Bentrovati, web spettatori. Cultura e didattica è lo spazio di Gilda TV dedicato alle attività scolastiche e agli eventi culturali. Oggi ci troviamo al Palazzo delle Arti di Napoli per la presentazione del libro Un tempo lungo un secolo di Maria Rosaria Costanza, pedagogista e docente universitaria. Lo scenario del dialogo tra il sociologo Sabino Acquaviva e l'autrice è l'Italia. Un racconto sociologico, storico, pedagogico, in parte politico, che coinvolge i sentimenti. Per Gilda TV, Giuseppina Gagliardo. Maria Rosaria Costanza, e le chiediamo brevemente di esporci il percorso che l'ha guidata in questa stesura. Questo libro è stato voluto dal professor Sabino Acquaviva, noto sociologo padovano, e a cui io sono molto legata e molto grata per avermi concesso l'opportunità di, attraverso un diario, intervista, inchiesta, di fare questo viaggio in Italia, tra i panorami splendidi italiani, ma anche tra le contraddizioni di quest'Italia che spesso soffre perché è martoriata per diversi problemi. L'augurio e la speranza che nel libro e che io auspico sempre è quella di avere un'Italia e un'Europa che siano solidali, che siano libere da preconcetti e aperte sempre più alla solidarietà, all'incontro con l'altro, al dialogo democratico, perché soltanto così l'Europa potrà vincere e potrà esserci. Ecco, quindi la mia speranza è questa. Prego. Siamo con il procuratore della Repubblica Corrado Lembo, al quale chiediamo un pensiero su questo libro. Ma è un libro storico, anzi un romanzo storico, perché la protagonista, i protagonisti attraversano la loro storia, con la loro storia, la storia di questo paese per un secolo intero. Naturalmente l'autrice è solo per uno scorcio finale del nostro secolo breve. In realtà è un romanzo storico molto interessante, che contiene delle analisi anche profonde sulla società contemporanea e sugli eventi principali della nostra vicenda storica di questi ultimi anni, ivi compreso il fenomeno della migrazione. Vedete, stamattina a Salerno, a mezzogiorno, sono sbarcati 1017 migranti, quasi tutti di nazionalità subsahariana, alcuni di nazionalità libica. E questo è un fatto che si aggiunge ad altri 10 sbarchi di centinaia e centinaia di persone. Ecco, se questa dovesse diventare la nuova frontiera della migrazione in Europa, dovremmo porci seriamente questi problemi che l'autrice di questo libro ha anticipato nelle sue linee essenziali. Grazie. Allora, siamo con l'editore Giuseppe La Terza e le chiediamo perché ha deciso di pubblicare questo libro. Dunque, noi tutti i libri che pubblichiamo lo facciamo perché innanzitutto conosciamo a fondo gli autori, verificandone la valenza e le motivazioni di fondo. Poi verifichiamo la bontà del testo e quindi pubblichiamo. Pubblichiamo dei libri che abbiano un senso, che siano utili al lettore anche nella spiacevole situazione attuale in cui i lettori sono sempre molto scarsi, però almeno noi ce la mettiamo tutta perché quando prendono un libro nostro abbiano qualche cosa di piacevole. In questo caso c'è il Novecento, in poche pagine, diciamo 180-200 pagine, e incluso attraverso l'intervista a un personaggio che ha connotato il pensiero del Novecento in tante situazioni politiche, sociali, il professor Acquaviva. La sua intervistatrice, appassionata sostenitrice della sua opera, del suo lavoro, racconta il Novecento e quelle che sono state i passaggi più salienti della nostra Italia in rapporto anche al contesto internazionale in cui ci siamo operati. Un libro importante che si inserisce in tutta la produzione attuale, tesa a rileggere il Novecento, la seconda metà del Novecento, questo secolo breve che ha tanto da ancora raccontarci, svelare e tenere a mente per non riproporre gli stessi errori
fatti nel passato. Grazie. Chiediamo alla dottoressa Valeria De Lorenzo della Gilda di una battuta sull'incontro. È un bellissimo romanzo storico, politico e anche un po' autobiografico, in cui si intrecciano le vicende dei personaggi e quelle del secolo del Novecento, il secolo breve. Il viaggio come metafora della vita e come percorso attraverso il quale raccontare la storia alle nuove generazioni. Grazie. Grazie Giuseppina. Nei prossimi giorni andranno in rete due scuole, Milano e Roma, con le loro attività didattiche. Seguite la web TV della scuola. Arrivederci.